Buonasera, benvenuti e ben ritornati in questa bellissima sala della Biblioteca delle Oblate che ospita questo ciclo che si intitola Rileggere i classici per migliorare il presente, che va avanti ormai da anni e con alcuni di voi ci ritroviamo spesso qui a discutere e ad ascoltare i nostri relatori, organizzato dall'Istituto Gramsci Toscano. E i relatori cambiano ovviamente, ma il filo è lo stesso, cioè andare a scavare dentro ciò che i classici possono ancora dirci. Finora, fino all'anno scorso, gli autori che abbiamo scelto sono quasi stati sempre o sempre dei filosofi. Ecco, da quest'anno abbiamo un po' cambiato la prospettiva, insieme coi filosofi abbiamo inserito dei narratori, dei romanzieri e delle narratrici che possono dirci qualcosa di più del loro racconto, no? Faccio l'esempio di Dostoevskij, svolto qui da Sergio Givone o altri autori di cui ci siamo occupati, per esempio Canetti e altri. Ecco, oggi riprendiamo con un'autrice molto nota, molto conosciuta anche a livello di lettura e di conoscenza dei suoi romanzi, che è Elsa Morante. A parlarcene è Rossana De Dola, che è una critica letteraria, una saggista, lei stessa scrittrice, sta scrivendo dei monologhi, spesso mi dice che appunto c'ha un nuovo lavoro di questo genere. Rossana De Dola è stata ricercatrice alla Scuola Normale di Pisa e a un certo punto della sua carriera ha fatto una scelta coraggiosa perché si è trasferita a Zurigo dove ha frequentato la scuola di psicologia analitica e poi ha fatto anche la psicanalista. Sei vissuta a Zurigo, ora non mi ricordo per quanto tempo, ma insomma è stata molto impegnata anche su questo fronte. È un'autrice che ha scritto molto, io naturalmente non posso citare tutti i suoi scritti, però cito quelli che possono interessarci anche stasera. Questo, che si intitola Elsa Morante, l'incantatrice, uscito dall'Indao nel 2022, è uno dei suoi ultimi lavori, forse il suo ultimo lavoro più grande, diciamo, di quelli più impegnativi, ed è anche la ragione per la quale abbiamo invitato Rossana qui stasera. Poi si è occupata molto di un'altra scrittrice, grande scrittrice, Grazia Deledda. Uno dei suoi titoli è Grazia Deledda, i luoghi, gli amori, le opere, in Sardegna con Grazia Deledda del 2020. E poi Grazia Deledda, lettere, cartoline in viaggio per l'Europa, è uscito nel 2021. Poi si è occupata di Pinocchio e questo mi ricordo perché la leggevo spesso delle recensioni a quell'epoca, Pinocchio e Collodi nel 2002, Pinocchio e Collodi sul palcoscenico del mondo, che credo sia un'estensione un po' del primo, del 2020. E poi si è occupata di un autore, io me la ricordo perché siamo state colleghe alla Scuola Normale di Pisa ormai qualche decennio fa, di Federico Tozzi, mi ricordo, mentre ci lavorava e ci raccontava un po' di questo autore. Poi ha scritto tanto altro ancora, insomma, su internet si trova anche la sua biografia. Io la ringrazio molto di aver accettato l'invito a venire qua in questa giornata che si sta rivelando poco felice, perché oltre alla pioggia c'è lo sciopero dei mezzi, c'è lo sciopero della biblioteca che, diciamo, ci garantisce questo incontro, però formalmente gli operatori sono in sciopero e quindi in molte persone che intendevano venire c'è stata qualche ambiguità su questo, se fosse stata aperta o meno la biblioteca, quindi possiamo essere comunque soddisfatti del pubblico presente, oltre a quello che ci sta seguendo per via streaming su Zoom e poi la registrazione verrà su YouTube a partire, credo, da domani. Quindi ti ringrazio di nuovo, Rossana, per essere qui, mi fa molto piacere di vederti e soprattutto ascoltarsi mentre parli di Elsa Morante, che è una delle autrici a me più care, non so a voi, ma siamo, come dire, lieti di ascoltarti e
spero che tu ci dia, sono sicura che tu ci darai degli ottimi spunti per andarla a ritrovare e a rileggere qualcuno dei suoi romanzi. Grazie. Grazie Vittoria Franco, è bello essere qui a Firenze e ritrovarci tra questi libri in questa sala. Vi ringrazio per essere venuti a sentire quello che dirò su questa grande scrittrice italiana, che io considero la più grande scrittrice del secondo Novecento. Devo però ricordare quello che diceva lei, cioè lei si definiva scrittore. E in effetti, se noi diciamo il più grande scrittore del secondo Novecento, il nostro punto di vista cambia. Se invece diciamo la più grande scrittrice, la dobbiamo mettere in un manipolo di poche scrittrici, e quindi il nostro punto di vista cambia molto. Quindi l'uso del maschile in questo caso può essere utile per farci capire la grandezza di questa scrittrice. Devo confessarvi che io uso anche il termine poetessa, che molti detestano, ma a me non fa questa impressione così negativa il termine poetessa. Ecco, è stata Dacia Maraini a dire che se parliamo di scrittrici il numero si restringe molto, e soprattutto le scrittrici sono escluse dal canone letterario del Novecento. Questo, e quindi dire che lei è il più grande, la più grande, ci fa capire che la stiamo mettendo all'altezza di Moravia, di Calvino, di Pasolini, di Landolfi, ecco. E sono tutti nomi questi di autori con cui lei ha dialogato per tutta la vita. Su questo ritornerò dopo. Quindi sono nomi di autori che hanno attraversato anche le nostre vite, che ci hanno di cui noi abbiamo letto i libri appena uscivano. Pensiamo a Sciascia, pensiamo a Calvino, di cui c'è ora il centenario. Ecco, quindi è importante far capire subito dove si colloca questa grande autrice. Perché io ho sentito il bisogno di scriverne la biografia? Perché tanti fatti della vita di molte autrici non si conoscono, e quindi non sappiamo come collocarli o come collocare proprio le scrittrici, a parte che alcune sono proprio sparite dalla scena. Pensiamo per esempio a Fabrizia Ramondino, che era grande amica di Elsa Morante. Altre stanno ritornando alla luce, ma insomma sempre considerate quasi di nicchia. Ecco, è un po' questa la sorte. Quindi io ci tenevo molto, dopo aver scritto una biografia su Grazia Deledda, a confrontarmi con l'altra grande scrittrice italiana. Perché una biografia, ve l'ho accennato, ecco, però forse vi potrei dire come si scrive una biografia, cioè che esperienza si fa nello scrivere una biografia, e perché le biografie che scrivo io sono un po' diverse dalle solite biografie che siamo abituati a leggere. Per esempio, per Grazia Deledda mi si è presentato subito un problema: la data di nascita, perché lei non aveva mai fatto sapere qual era la sua vera data di nascita. Aveva detto che diceva di essere nata nel 75, quindi si regalava 5 anni in più. Un po' la stessa cosa l'ha fatta anche Elsa Morante. Elsa Morante diceva che si augurava che il biografo che avesse scritto la sua biografia non dicesse la data di nascita, perché lei si considerava senza età. Ecco, quindi anche Elsa Morante poneva un problema rispetto alla data di nascita. Ma con Grazia Deledda potevo subito dire al lettore, ai lettori, alle lettrici: guardate che
voleva sembrare più giovane e cercare di spiegare il perché di questa scelta, ho deciso di aspettare. E quindi non ho dato una spiegazione, l'ho soltanto accennato e ho aspettato finché finalmente, quasi alla fine del mio lavoro, non sono riuscita a trovare il motivo che secondo me poteva essere quello giusto per spiegare perché aveva fatto questa scelta. In occasione del centenario, sulla sua casa di nascita scrissero la data giusta e la sorella Nicolina, che era aveva più di 90 anni, disse: ah, non le hanno lasciato nemmeno questa debolezza di donna. No, non ha usato esattamente questo vocabolo, però voleva dire, insomma, l'ha nascosto per tanti anni e ora lo rivelano a tutti. Come dire, ma perché non si può rispettare che una persona abbia il desiderio di non far sapere questo dato della sua esistenza? D'altra parte abbiamo davanti agli occhi l'esempio di Elena Ferrante, che non vuol far sapere chi è, quindi insomma certi desideri delle autrici, degli autori vanno anche rispettati. Ecco, nel caso di mi sono confrontata con due mondi completamente diversi. Nel caso di Grazia Deledda sapevo ben poco, quindi lo studio che ho fatto mi ha portato a saperne sempre di più e mi sono meravigliata di quello che venivo a conoscere. Per esempio, quasi alla fine del mio lavoro ho scoperto a Weimar, nella Stiftung, la Fondazione Goethe e Schiller, quasi 80 tra lettere e cartoline postali inedite di Grazia Deledda. Ecco, quindi ho avuto la possibilità di verificare quasi alla fine del mio lavoro se quello che avevo scritto poteva essere così, trovare nelle lettere una giustificazione oppure una smentita, e per fortuna niente è stato smentito di quello che ero riuscita a capire, a trovare precedentemente. Rispetto a Grazia Deledda, finalmente oggi ci sono molte più informazioni che sono quelle che io sono riuscita a trovare, non soltanto a Vienna, nella Biblioteca Österreichische Nationalbibliothek, non soltanto, voglio dire, a Weimar, ma anche a Vienna. A Vienna ho trovato addirittura una lettera di Grazia Deledda scritta in inglese, poi ho trovato delle lettere a Zurigo e ultimamente un altro studioso ha trovato delle lettere molto interessanti in America. Ecco, una scrittrice che veniva considerata del tutto regionale era invece in contatto con tutto il mondo. E anche il premio Nobel, che è stato quasi penalizzata dal fatto di aver ottenuto il premio Nobel. Oggi invece sappiamo che era stato, che l'avvicinamento a questo premio così prestigioso era stato possibile perché aveva costruito tutta una rete di contatti a livelli altissimi con gli amici di Berlino, con il traduttore francese, con il traduttore americano, quello giapponese. Insomma, era veramente una scrittrice che si dava da fare anche per curare quell'aspetto modernissimo che permette appunto ad uno scrittore, a una scrittrice di poter lavorare e vivere del lavoro letterario. Ecco, per Elsa Morante era un po' mi è capitato di dover percorrere una strada ben diversa, perché lei era molto conosciuta, e io l'ho letta quando lei era ancora in vita, quindi non si poteva pensare di confrontarsi con una persona sconosciuta, ma con una persona molto conosciuta di cui circolavano pubblicamente delle immagini un po' stereotipate. Ecco, forse il confronto è stato proprio quello di demolire un'immagine
che invece per grazia d'Oledda dovevo costruirmi. Quindi un po' l'operazione è contraria. Nel primo caso non sapere quasi nulla e quindi cercare documenti per approfondire la sua vicenda umana e letteraria. Nel caso di Elsa Morante il contrario, cercare di non farmi anch'io condizionare dai luoghi comuni, e questo per me è stato fondamentale. E quindi sono partita proprio da una definizione che aveva dato Cesare Garboli, che è stato il grande critico di Elsa Morante, grande critico anche di tanti altri autori, e che l'aveva conosciuta da vicino, quindi un'autorità che sembrava non poter essere smentita. In più, leggendo le biografie che c'erano già, mi succedeva di trovare dei colleghi che invece di parlare di Elsa Morante direttamente ne parlavano attraverso le definizioni che ne aveva dato lui, Garboli. Quindi il problema era proprio quello di smontare un'impalcatura che tutti, su cui tutti avevano cercato di costruire, però che non era proprio costruita sulla sua vicenda, ma a partire da quello che aveva detto il critico. E che cosa ha detto Garboli? Perché mi ha colpito molto la sua definizione? Perché ha chiamato in causa sia Virginia Woolf che Simone de Beauvoir, quindi le grandi scrittrici mondiali, delle grandi scrittrici mondiali. Tra l'altro, se noi facciamo questi nomi, pensiamo alla Mansfield o a altre scrittrici, l'Inspector, eccetera, non ci viene in mente di chiamarle scrittori, perché sono grandissime. Ecco, quindi non ci verrebbe questo dubbio, in Italia invece viene. Ecco, e lui che cosa dice ad un certo punto? Che mentre dietro la grande scrittrice inglese Virginia Woolf e la grande scrittrice francese c'è la grande cultura, dietro Elsa Morante c'è il nulla. Il nulla, quindi come se lei venisse dal nulla. È vero che veniva da una classe sociale disagiata. La madre veniva da Modena e apparteneva, era nata nel ghetto di Modena, quindi faceva parte del mondo ebraico modenese che era povero. Soprattutto le donne vivevano una situazione molto misera. Il nonno di Elsa Morante veniva chiamato il Gobbo, quindi proveniva da un ceto disagiato che viveva in povertà. Lei, infatti, per poter emergere da questa povertà, le donne cercavano di diventare maestre elementari, proprio per sottrarsi a questo destino di povertà. E quindi la madre di Elsa diventò maestra elementare, si diplomò a Bologna e fece l'esame di Stato con Pascoli, con Giovanni Pascoli, che le disse che le dava un voto altissimo anche per i suoi bellissimi occhi. Ecco, poi io ho scoperto che in realtà aveva fatto altri studi, cioè si era diplomata in francese, che parlava bene, e addirittura aveva affrontato una tesi sulle tre età del bambino, perché come maestra elementare era molto interessata al pensiero di Maria Montessori. Quindi la madre di Elsa Morante è una maestra montessoriana. E già questo ci fa capire che non è vero che c'è il nulla dietro di lei. C'è il più grande insegnamento pedagogico che ha portato a rivoluzionare completamente la visione del mondo dei bambini e del mondo della scuola. Questo naturalmente ci fa percepire in modo molto diverso il suo romanzo La Storia, che ha come protagonista
una maestra elementare e un bambino che ha difficoltà a leggere e a scrivere. Quindi il nulla. Allora, la madre non era soltanto una maestra montessoriana, ma era una persona molto ambiziosa, come abbiamo visto dai risultati raggiunti negli studi, e scriveva su una rivista che si chiamava Il Cimento, proprio per maestre elementari. Ha scritto vari saggi, per cui vari articoli, da cui si può capire che era per l'emancipazione femminile, che era contro la discriminazione degli ebrei e tanti altri temi. Ma la cosa più interessante che fa questa maestra così combattiva è che sceglie come madrina della figlia l'amica intima di Maria Montessori, e una personalità molto importante, Maria Maraini Guerrieri Gonzaga, che è non solo amica di Maria Montessori e la appoggerà in continuazione per tutta la vita, quindi anche nei momenti difficili. Maria Maraini era molto molto ricca, ma appoggerà anche la maestra Poggi Bonzi, questo era il nome della madre di Elsa Morante, e finanzierà per esempio le villeggiature di tutta la famiglia della madre Irma. Ecco, quindi anche questa figura della Maraini, che non è imparentata con Dacia, però è interessante che nella vita di Elsa ci siano questi Maraini, così il cognome Maraini sia così importante. Perché è importante Maria Maraini per Elsa Morante? Perché durante la Spagnola, quando la madre aveva paura che la figlia potesse ammalarsi, la portava nella sua villa, al Nomentano, nel quartiere Nomentano, villa che oggi è il Villa Massimo, cioè l'Accademia tedesca, una villa con un parco meraviglioso. Siamo a livello di dimore principesche. Quindi la bambina dal testaccio dove viveva la famiglia si trasferiva nella villa una delle ville più sontuose, più belle, più affascinanti di Roma, e lì metteva in scena piccoli spettacoli teatrali per i suoi compagni di giochi, che erano i bambini patrizi, come dice lei in un articolo, patrizi e plebei. E lei conosce proprio il mondo dei patrizi e dei plebei. I plebei chi erano? Erano i bambini che giocavano come lei nei cortili di quei grandi isolati che furono costruiti a Roma proprio in quegli anni, e in cui la famiglia Morante Poggi Bonzi andò ad abitare, al testaccio. Erano enormi palazzi, proprio degli isolati, di nome di fatto poi si riveleranno purtroppo, che erano stati costruiti per gli emigrati che arrivavano a Roma dall'Agropontino o dall'Emilia come Irma, oppure dall'Abruzzo. Ecco perché il testaccio è così segnato dalla presenza di queste realtà regionali. Erano degli edifici belli, con cortili ampi, anche fontane, decorazioni, e soprattutto avevano al loro interno la casa dei bambini montessoriana. Proprio nell'edificio in cui ha abitato da bambina Elsa Morante c'è una di queste case dei bambini, cioè le scuole che erano state concepite da Maria Montessori per i bambini più poveri di Roma. C'è proprio all'interno della sua casa questa scuola. Ci sono altre due cose interessanti. Sulla facciata c'è la lapide che ha dettato proprio Dacia Maraini, che ricorda che in quell'edificio abitò la grande scrittrice Elsa Morante. Però poi ci sono anche, questo mi ha colpito perché nessuna biografia lo ricordano, cinque pietre d'inciampo. Proprio sulla soglia della porta
del portone dell'edificio di Via Vespucci ci sono cinque pietre d'inciampo che ci ricordano che tre bambini piccolissimi furono strappati durante la retata al ghetto, la madre, i tre bambini e la madre morirono ad Auschwitz, come c'è scritto nelle pietre d'inciampo. Il padre, nato esattamente nell'anno di Elsa Morante, cioè il 1912, morì invece alle Fosse Ardeatine. Ecco, anche questo per me è stato un dettaglio significativo che nessuno aveva messo in evidenza, che mi ha fatto riconsiderare completamente la figura di Irma, che spesso nelle biografie viene tratteggiata con tratti paranoici. E quindi, per esempio, il fatto che per paura aveva fatto battezzare i figli, li aveva portati a convertirsi al cattolicesimo, e appunto l'angoscia che aveva anche comunicato alla figlia. Però, in effetti, se pensiamo che da quello stesso edificio sono stati strappati e portati alla morte cinque abitanti, era una paranoia che aveva molti legami con la realtà delle persecuzioni che stavano avvenendo. Ecco, quindi anche questo, cioè mi sono accorta che i luoghi comuni di cui parlavo prima, su cui si era costruita un'immagine che noi in qualche modo abbiamo ricevuto di Elsa Morante, questi luoghi comuni erano fondati su cose che non erano state veramente pensate fino in fondo o viste nelle loro conseguenze o effetti profondi. Quindi, dicevo, questo giudizio di Garboli, da cui tutti ripartivano, che non c'era niente dietro. Per esempio, Elsa Morante autodidatta. Ma come si fa a parlare di autodidatta se ha in casa una maestra montessoriana che chiaramente la segue? Perché se voi vedete i suoi quaderni delle elementari, che tutti hanno esaltato dicendo: ma questa bambina, certo, ma come fa una bambina a usare il termine passiflora se non glielo dice un adulto? Un adulto che la porta ad essere curiosa nei confronti di certe parole, ed ecco che le usa subito queste parole strane che altri bambini non userebbero se non avessero in casa qualcuno che li spinge ad essere curiosi, a guardare, a cercare, a osservare, anche a giocare con le parole. Quindi il fatto di essere autodidatta io lo metto assolutamente in dubbio. Poi, per esempio, Maria Maraini le regalerà un fonografo e quindi lei da bambina comincerà a sentire la musica di cui diventerà esperta, perché diventerà la consulente musicale dei film di Pasolini. Ma probabilmente fu molto di più, cioè seguendo la sua biografia ci accorgiamo che fu molto di più, anche perché era molto più avanti di tanti altri. Rispetto a tanti altri lei era sicuramente più avanti, ed è una testimonianza che ho ritrovato in Fofi e anche in altri o altre scrittrici o filosofi. Agamben, per esempio, lo ripete sempre che Elsa Morante era davanti a tutti, solo che non se ne accorgevano perché non vedevano quello che lei poteva già intravedere, no? Ecco, quindi anche questo. Maria Maraini si occupava, per esempio, ha creato nel Policlinico di Roma un centro infermieristico all'avanguardia che doveva servire per curare proprio le persone indigenti di Roma. Quindi c'era dietro tutta un'opera di assistenza e di attenzione per i ceti più poveri. Quindi anche questo è interessante, pensando alla storia, perché il suo interesse poi va verso gli umili, i più deboli, gli aspetti infimi della realtà. Quindi ho smentito questa cosa del fatto che dietro Elsa Morante non c'è niente. Ma l'altra
scoperta che ho fatto, che era stata già messa, cioè richiamata da altri, ma io ho cercato di dare un'importanza diversa a questa informazione. Noi sapete che lei ha avuto due padri, il padre naturale e il padre anagrafico. A questi due padri però se ne deve aggiungere un terzo, quindi vedete quanto è complicata questa biografia, complicata e piena di conflitti fin dall'inizio, perché, come vi dicevo, aveva conosciuto da vicino i patrizi, i bambini ricchi, ricchissimi, cioè i più ricchissimi figli dell'alta nobiltà e dell'altissima borghesia di Roma, ma conosceva benissimo i suoi compagni di giochi del testaccio e conosceva bene anche i figli, i bambini richiusi nel riformatorio dove il padre lavorava, l'istituto Gabelli, che era il più grande riformatorio di Roma, dove i bambini criminali di Roma venivano ancora rinchiusi in celle. Quindi vede proprio mondi completamente opposti. E però che cosa sente? Si accorge che quando è nel bellissimo parco della villa di Villa Massimo, lei ha nostalgia del suo quartiere. E quindi vive questa contraddizione molto forte. Sente che deve tornare lì, deve tornare perché non può restare, non fa parte di quella cerchia sociale, ma deve tornare anche perché sente che appartiene a quel mondo. Tra l'altro devo dire che se c'è uno scrittore, una scrittrice romana è proprio lei, perché lei nasce in uno dei quartieri popolari di Roma Menzogna e Sortilegio è in parte, anche se lei si inventa una città meridionale, ma è chiaramente la Roma del testaccio che lei sta descrivendo, tant'è vero che dalla camera da letto dei genitori della protagonista si vede un monte di cocci che è proprio il monte del testaccio, costruito con i cocci delle anfore che venivano portate in epoca romana e poi buttate lì a creare la prima discarica all'aperto, a cielo aperto a cui i romani hanno dato vita. Ecco, quindi vi dicevo del terzo padre. Chi è questo terzo padre? È un gesuita. Mentre la Maraini era ebrea, di madre ebrea, la madre di Maraini era una grande intellettuale che addirittura aveva scritto delle lettere anche molto polemiche a Nietzsche, quindi siamo a livelli altissimi, e era in contatto con chi aveva creato i kindergarten in Germania e la scuola pestaloziana e volevo spostare un po' la poltrona. Quindi di madre ebrea, invece questo padre è un padre gesuita e si chiama Pietro Tacchi Venturi, allora famosissimo, oggi quasi sconosciuto, anche se lo ha riportato un po' alla luce il suo nipote, che è il famoso giornalista di Rai 3, Zanchini, Giorgio Zanchini, e il pronipote di padre Tacchi Venturi. Chi era costui, si può dire ora? Forse qualcuno di voi lo conosce di nome. Ecco, lui era considerato il confessore di Mussolini. Non era il confessore di Mussolini, era il mediatore tra il Papa e Mussolini. Però la sua non era una vera mediazione, perché quello che diceva il Papa non lo riferiva a Mussolini, ma riferiva a Mussolini le proprie idee. Quindi non era una vera mediazione. E il Papa non seppe mai che non andava a riferire a Mussolini, per esempio, che era contrario alle leggi razziali, oppure che si opponeva a certe leggi. Mussolini cercava di blandire naturalmente la curia romana per
per far sì che l'opposizione che la Chiesa aveva dimostrato nei confronti del fascismo si attenuasse. E la prima cosa che fece, un fatto clamoroso, che mise proprio al centro Tacchi Venturi, fu la donazione della biblioteca Chigi alla Chiesa, di punto in bianco, tanto che il Papa ne restò, e lo dice proprio Tacchi Venturi, restò sgomento di fronte a questo regalo incredibile che Mussolini fece al Papa. Ecco, quello che portò avanti questo scambio di libri dalla biblioteca Chigi al Vaticano fu proprio Tacchi Venturi. Tacchi Venturi è quello che era antisemita, ma voleva che gli ebrei si convertissero al cristianesimo, al cattolicesimo soprattutto, quindi si batté perché gli ebrei rinunciassero alla loro religione e aderissero al cattolicesimo, si battezzassero. Ecco, questo ruolo di Tacchi Venturi non è secondario, come è stato detto, addirittura nelle lettere che aveva pubblicato il nipote Daniele Morante, alcuni biglietti di Tacchi Venturi alla giovane Elsa non erano stati identificati. C'era un P col punto e il nipote dice: non sappiamo chi sia questo prete, invece era proprio lui, perché Elsa rientrò in contatto con lui quando si fidanzò con Moravia, e poi Tacchi Venturi fu scelto come per celebrare il matrimonio, che fu celebrato non alla chetichella, come dicono alcuni, dicono, e poi Moravia portò una argomentazione che non può essere accettata, però molti biografi invece l'hanno fatta proprio, hanno detto che probabilmente Moravia si sposò per cedere alle richieste di Elsa, e invece addirittura disse che si era sposato perché non voleva prendersi un raffreddore, perché non voleva continuare ad andare da casa di Elsa a casa sua la sera, cioè un argomento che è veramente inaccettabile. Se si può dire, come si fa a dire che si sposarono quasi di nascosto, quando si sposarono il lunedì di Pasqua in piena persecuzione razziale a Roma, no, nel ora 41, no? Si sposarono nella chiesa più importante di Roma, con quattro testimoni importantissimi, due fascisti e due antifascisti, quindi diciamo che c'era un equilibrio tra le parti. Longanesi ora e gli altri sono famosi e i loro nomi sono sempre riportati, però con questo giudizio che si sono sposati quasi di nascosto. Invece si sposarono davanti agli occhi di tutti, perché appunto c'erano le leggi razziali e quindi dovevano dimostrare di non essere più ebrei, visto che si sposavano addirittura col padre gesuita più importante di Roma, che era in continuo contatto con Mussolini. Quindi questo smentisce un'idea che è stata ripetuta anche dai vari critici che hanno affrontato questo argomento. Poi ho anche fatto riferimento ad una lettera che Moravia scrisse quasi un mese prima del matrimonio, dice, al Duce, in cui scrive proprio: Duce, io ho bisogno di firmare gli articoli col mio nome perché mi sto per sposare con un'ariana. Da notare che era più ariano lui, nel senso che non era figlio di madre ebrea, ma era il padre di Moravia ebreo, e quindi nella lettera diceva che doveva usare il suo nome, non uno pseudonimo, aveva bisogno perché si assumeva la responsabilità di un matrimonio, appunto. Quindi
questo smentisce tutte quelle idee un po' strampalate, non so perché gli studiosi le hanno accettate, che giustificano il matrimonio in modo così, così stupido. Tra l'altro capisco che una donna, dopo aver sentito che il marito si è sposato per non prendersi il raffreddore, si possa anche un po' arrabbiare, perché lei spesso è stata presentata come quella che davanti a Moravia faceva queste scene, urlava, si arrabbiava. Ecco, in questo caso capisco un po' l'arrabbiatura. No, no, vai, vai. Ecco. Quindi il niente, non è possibile parlare del niente perché lei conosce Tacchi Venturi quando è una bambina e quando scriveva già quelle poesie che Tacchi Venturi, dopo qualche anno, quando la rincontrerà, si ricorderà d'aver ammirato. Quindi anche lui ammirerà questa bambina tale ricca, che aveva grandi, già da piccolissima aveva dimostrato grandi doti e capacità di creazione letteraria, insomma già da piccola scriveva poesie, anche raccontini. Continuerà per un po' di tempo a scrivere racconti per bambini finché finalmente abbandonerà la letteratura per l'infanzia e si dedicherà con grande passione alla scrittura del prima dei racconti, grazie ai quali incontrerà il grande critico Giacomo De Benedetti e poi il primo romanzo Menzogna e Sortilegio. Quindi, come vedete, un'infanzia e una giovinezza che è chiusa dentro le spire del sistema totalitario, del fascismo. Quindi questo è un fatto che condiziona molto poi le sue scelte di vita. Si delineano già i tratti di una personalità difficile, una giovinezza difficile. Una giovinezza, prima di incontrare Moravia, dove incontra la fame, veramente, aveva fatto debiti, scriveva quasi quotidianamente lettere all'amica Fantini, l'illustratrice Luisa Fantini, anche lei, che non aveva grandi introiti, forse era meno povera di Elsa Morante, le racconta che deve andare al Monte dei Pegni per portare le poche cose che possiede, perché in alcuni momenti proprio non ha possibilità di andare avanti. Quindi, e poi l'incontro con Moravia che sicuramente cambia completamente la sua vita, ma un amore che è molto difficile e che continuerà per tanti anni. Il loro rapporto si concluderà quando comparirà all'orizzonte l'altra Maraini, Dacia, e anche qui rispetto all'incontro di Moravia con Dacia Maraini bisogna dire delle cose che non vengono mai dette, perché mentre la Morante attraversava un periodo di grande lutto per la morte di Bill Morrow, il pittore americano di cui si era innamorata, che era molto più giovane di lei, e così dice che Moravia era stato l'unico a starle vicino in quel periodo buio della sua vita ed era anche l'unico da cui lei voleva essere nutrita. Era arrivata al punto da non mangiare più, quindi era Moravia che l'assisteva. E quindi anche lì vediamo un'Elsa completamente caduta in un lutto senza fine da cui non riesce a venire fuori, e Moravia che l'aiuta. Di Dacia Maraini non sappiamo nulla, sembra spuntare fuori dopo, invece era già iniziata la storia con Dacia Maraini. Quindi Moravia non è il consolatore che accetta tutto e accetta che la moglie abbia
un amore con un ragazzo giovanissimo, più bello di Alain Delon, molto disturbato perché aveva non solo probabilmente disturbi psichici, epilessia, faceva uso di stupefacenti, probabilmente di acidi, e morì buttandosi probabilmente in preda alle allucinazioni da un grattacielo di New York. Ma Moravia aveva già un rapporto con Elsa Maraini, con Dacia Maraini, che veniva fuori da una storia molto triste, perché Dacia Maraini si era sposata con un pittore, Lucio Pozzi, che io ho conosciuto, infatti nel mio libro c'è anche la sua testimonianza, e aveva vissuto una gravidanza molto difficile, durante la quale Moravia spesso l'andava a trovare. Il marito si è un po' allontanato durante questo, giovane marito, che faceva anche lui il pittore. Ci sono tante coincidenze strane. Per esempio, Dacia Maraini è nata lo stesso anno di Bill Monroe. Quindi, anche tra Moravia e Dacia Maraini c'era una forte differenza d'età, anzi c'era una differenza d'età di 6 anni in più, perché Moravia era 6 anni più vecchio di Elsa. E la cosa così molto che fa pensare un po' è che fu Moravia a mettere Lucio Pozzi su un aereo che lo portava in America, dove poi si è fermato, per cui il rapporto con Dacia è finito con la morte del figlio. Quindi, insomma, anche Moravia era coinvolto in una storia personale difficile, dolorosa, e anche lì con un lutto per la morte del figlio di Dacia e di Lucio. Per cui, ecco, banalizzare certe immagini troppo facili, come quella di Moravia che assiste Elsa con dedizione incredibile, e poi non raccontare tutto il resto di questa storia ingarbugliata con Dacia, Lucio, eccetera, mi sembra un po', ecco, come dicevo prima, ci costruiamo un'immagine che poi ci porta a pensare di Elsa qualcosa che forse non è così scontato, così banale come viene fuori, no? Bene, io ho trovato veramente affascinante questo tuo modo di spiegare come si costruisce, come tu almeno hai costruito le tue biografie delle autrici e delle narratrici di cui ti sei occupata, che significa costruire un punto di vista, non significa solo raccontare dei fatti, metterli in linea l'uno dopo l'altro, ma significa anche smontare, come appena hai detto, smontare delle immagini costruite, sedimentate, che non danno conto della realtà, della personalità, della persona di cui ci si occupa. Ecco, io ora vorrei, infatti tu hai già citato questi due personaggi, Dacia Maraini da un lato, Pasolini dall'altro, e, tra l'altro devo dire, lo stesso Moravia considerava Elsa Morante geniale come scrittrice, no? Tu dici era più grande di lui. Certo. Sicuramente Elsa Morante era più... Io concordo, perché mentre i romanzi di Elsa Morante mi affascinano, mi coinvolgono, quelli di Moravia no. E quindi, non so, questa è naturalmente solo una sensazione personale, però credo che abbia un fondamento. Dacia Maraini non era poi così gelosa di Elsa, no? Tutto sommato, l'ha sempre ma stimata. Ma nemmeno Elsa, mi sembra. Non ha dato mai il consenso al divorzio. Infatti, ma quello per motivi suoi, più che per evitare una relazione più stringente, diciamo, più vincolante tra i due. Poi Pasolini, naturalmente, Pasolini che ha fatto parte della vita sia della coppia Morante Moravia sia della coppia Moravia Maraini, no? Maraini sì, ha scritto di recente anche qualcosa su Caro Paolo, Caro Paolo, che è uscito da poco. Però adesso io vorrei che tu, dopo passiamo anche la parola al pubblico in caso di curiosità,
Cioè, i romanzi, no? La storia, l'isola di Arturo e gli altri che tu hai citato, lì veramente che cosa emerge dalla storia? La storia che io ho letto quando ero ragazza proprio, però mi ricordo il fascino che ha suscitato in me quella lettura proprio coinvolgente. Poi vivevo a Roma in quel periodo, conoscevo il quartiere di San Lorenzo, che è il quartiere dove la vicenda si svolge. Che cosa ha voluto dire? Beh, guarda, che io l'ho riletto nel periodo in cui stava scoppiando la guerra in Ucraina. Ecco, quindi c'era di nuovo la guerra in primo piano. E questo romanzo è il romanzo della guerra, come la guerra attraversa Roma. E qui forse potrei proprio parlare del rapporto con Pasolini, perché il rapporto con Pasolini si rompe proprio dopo che lei pubblica la storia. Perché si rompe? Perché Pasolini scrive un giudizio molto molto cattivo, userei proprio questo termine, su questo romanzo, accusandola di essere quasi una maestrina, che è un termine brutto se si pensa che lei è stata una grande maestra. Al femminile il termine purtroppo in italiano perde, perché noi se noi diciamo è stato un grande maestro suona già in un altro modo. Quindi dobbiamo sottolineare questo, io voglio usare il femminile. Non mi piace per niente usare il neutro, come hanno suggerito, perché il neutro cancella il femminile e il femminile è stato cancellato per secoli. Siamo riusciti a conquistarlo, usiamo il femminile. Io dico anche gigantessa. Qualcuno dice la gigante in una fiaba per bambini. Ecco, Pasolini quindi dice che ha fatto un lavoro da maestrina. Perché? Perché fa sapere al lettore fatti minimi, che dice Pasolini, al lettore non importano. Che cosa importa al lettore sapere che fine ha fatto Giovannino che è disperso in Russia? Ma se non è presente uno dei personaggi presenti nella scena del racconto, che cosa ce ne importa di sapere di Giovannino? Addirittura gli dice, ma cosa ce ne importa a noi dei gatti che muoiono sotto le bombe o delle cagne che muoiono? E invece io oggi possiamo dire, vedendo anche le immagini che venivano dall'Ucraina, di tutti i profughi che fuggivano con cani, gatti, no? Ecco, lei ha visto, perché era presente, era in Ciociaria durante l'occupazione nazista, però nei giorni proprio del rastrellamento del ghetto era a Roma, quindi in quei giorni lì lei era a Roma. Ecco, Pasolini le rimprovera proprio il fatto di non seguire la parabola dei personaggi maggiori, di perdersi nei personaggi minori. Ma lei vuol far vedere come la tragedia della guerra tocchi tutti gli aspetti della realtà, anche quelli infimi, infimi. Quello che lei vuol far vedere è poi un'immagine terribile, fortissima, come in uno sputo si riflettono le stelle. E lo dice proprio in un passaggio del romanzo. Ecco, questo... Gli aspetti più infimi non vengono cancellati, le bruture più infime non vengono censurate. Lei vuol parlare di tutto. E forse anche questo il motivo per cui in quegli anni il romanzo non fu accettato, perché dicevano che appunto si perdeva, oppure che era un romanzo lacrimoso, che si arrivava al pianto. Ma perché non si deve piangere davanti a una tragedia immane come questa, con profughi che devono lasciare le loro case e trasferirsi in un'altra parte? Le immagini della Palestina le abbiamo viste in questi giorni, cioè gente che deve accamparsi in casermoni senza finestre, promiscuità di tutti i tipi, violenze. La stessa Ida viene violentata dal giovane tedesco che poco dopo morirà, quindi tutti vittime
ma non tutte le vittime sono dalla parte giusta, come poi lei ci fa sempre notare, ecco, anche questo. Quindi Pasolini fu molto critico, secondo me sbagliò, non si rese conto che le critiche che faceva intanto la ferivano, e lei infatti insomma soffrì molto per il giudizio di Pasolini. Da quel momento i loro rapporti non furono più gli stessi, e segnato da un forte dispiacere, perché lei era stata la maestra di Pasolini, uso il femminile ora nel senso forte, cioè ci sono tante cose che Pasolini ha ripreso da Elsa Morante. E la figura del pazzariello del mondo salvato dei ragazzini è il personaggio di Pasolini, di Uccellacci Uccellini, tanto di Netto Davoli lo deve a Elsa Morante, la scelta del protagonista del Vangelo secondo Matteo è stata di Elsa Morante, è stata lei a convincere il protagonista a tornare sulla scena perché se ne voleva andare, l'attore principale che ha recitato nel ruolo di Gesù nel Vangelo. Ecco, quindi ci sono tante cose che lui le doveva, per cui è un dramma per lei che questo rapporto si sia interrotto in questo modo. Ecco, questo è uno dei momenti duri della sua vita, perché Pasolini era sempre presente, hanno fatto un viaggio in India insieme, lei, Moravia e Pasolini, tutti i giorni si incontravano, quindi ci sono molte, anche nelle poesie troviamo citazioni di Elsa Morante, nelle poesie di Pasolini. Ecco, tu volevi sapere di Pasolini e poi... Ah, ecco, l'Isola d'Arturo. Partirei dall'Isola d'Arturo, ritornerei all'Isola d'Arturo facendo un salto indietro, perché se Pasolini ha cantato e ha parlato delle borgate romane, Elsa Morante dà la voce al sud Italia, scopre la voce... il canto del sud d'Italia che lei mette in scena con l'Isola d'Arturo. E l'adolescenza viene messa al centro, la vita dell'adolescente Arturo, che attraverso un io che ancora è come lo dicono le citazioni che lei pone all'inizio del romanzo, sia di Saba che di Penna, è un fanciullo che non conosce ancora l'amore, che non ha fatto esperienza della vita, quindi entra nella vita con un sentimento oceanico. E c'è un'immagine bellissima della casa dei Guaglioni in cui il mare si riflette all'interno delle pareti della cucina, dove c'è la sorella, insomma la matrigna Nunziatella, ed è molto bella l'immagine, forse la potrei cercare leggerla, ecco. Io sono stata a Procida di recente e sono stata colpita da queste targhe dove ci sono dei passi dell'isola di Arturo, di Elsa Morante. Cioè un'isola che sente molto la presenza di Elsa Morante. Puoi guardare l'indice forse? Sì, devo cercare un attimo. Ecco, un altro personaggio che io ho tirato fuori molto, molto interessante è quello di Leonor Fini, una donna che era una costumista, sceneggiatrice, che è stata molto molto vicina ad Elsa Morante. Quindi vediamo che nella sua vita ci sono state anche donne molto importanti,
donne emancipate che anche loro hanno anticipato i tempi, erano più avanti rispetto ad altri. Lei conviveva con due artisti, grandi artisti, e Elsa Morante spesso li andava a trovare nella per esempio in una torre di Anzio dove avevano abitato e dove mettevano in scena grandi spettacoli teatrali tra loro, scene fiabesche con costumi straordinari. Ecco, quindi è intitolato questo capitolo dedicato all'isola d'Arturo, il riccio di mare, che è un'immagine che mi ha colpito molto. Io a me piace molto seguire le immagini e un po' parlare attraverso le immagini. 317. Vabbè, leggiamo da qui, vediamo un po' ora. Dopo l'incipit, che muovendo dal punto dell'origine si dilata verso il cielo, perché qui io faccio riferimento a una bellissima analisi che fa Giuseppe Pontigia dell'incipit dell'isola d'Arturo. Quindi lui ha notato appunto come da un punto della terra lei subito ci porta verso il cielo. Finalmente l'isola di Procida si staglia sul mare. La prima immagine che ne vediamo è quella della grandiosa fioritura che la sua origine vulcanica produce. Il primo profumo è l'odore selvatico delle ginestre che si avverte quando dal mare ci si avvicina alla terraferma. Con il procedere nella descrizione del paesaggio su leggere impronte manzoniane, guardando verso l'alto si individuano le stradine solitarie che portano verso le colline, chiuse fra muri antichi, e volgendo lo sguardo verso il basso si vedono le grandi spiagge, altre rive coperte di ciottoli e conchiglie tra altre scogliere, dove nidificano i gabbiani e le tortore selvatiche. Per toccare quel sentimento integro dell'esistenza che il mare offre in alcuni giorni all'essere umano. Nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco e si posa sulla riva come rugiada. Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano né un delfino, mi accontenterei d'essere uno scorfano, il pesce più brutto del mare, pur di trovarmi laggiù, a scherzare in quell'acqua. In quei momenti il bambino e con lui Elsa vorrebbe essere come uno scorfano che si discosta dal gabbiano della poesia romantica e dal delfino della classicità per immergersi in un'immagine tutta novecentesca del Mediterraneo. Ecco, ora salto. E vi leggo negli anni 50 quel mondo contadino, quella fede religiosa e popolare esistevano ancora e affondavano le loro radici in pratiche e credenze che si perdevano nei secoli. Se Pasolini in quegli stessi anni scopriva e dava la parola al mondo delle borgate, Elsa recuperava gli ultimi riverberi che l'antico Mediterraneo poteva ancora far risplendere sul sud d'Italia. Quel mondo antico è guardato attraverso un ragazzino che non ha fatto esperienza della realtà, non conosce il passato, vive solo nel presente e non riesce ancora a intravedere un futuro. La scelta che la scrittrice compie è quella di avvicinare questo mondo che ancora affonda le radici in una religione pre-cristiana e a cui il cristianesimo con il suo sincretismo si è avviluppato recuperandolo a un tempo nuovo,
attraverso l'occhio e il pensiero di un adolescente che non conosce la vita, ma ha in sé un sentimento di appartenenza alla natura, avverte il moto oceanico che fa muovere tutta la realtà. La dimensione oceanica in cui l'io è ancora fuso al sé del mondo, al nucleo vitale che accomuna tutte le creature. Il protagonista si apre alla vita che non conosce e senza sapere niente del futuro si confronta con nuovi sentimenti, ama, soffre, viene deluso e scopre l'universo attraverso la relazione con Nunziatina, perché con lei, che corrisponde al suo sentimento, riesce ad entrare in comunione. Ecco, questa è un po' una riflessione che poi io riprendo parlando della, dei suoi, della sua scoperta dell'irrealtà, quando scrive il saggio sulla bomba atomica, pro o contro la bomba atomica. In fondo riprende un po' questi stessi argomenti, dicendo che la bomba atomica ci fa vivere in un mondo in cui non, noi non percepiamo più l'essenza della vita, perché siamo chiusi dentro la campana di vetro della paura che ci provoca la bomba atomica. E io proprio all'inizio, nell'introduzione, cito Simone Weil, che dice, che scrive: gli scrittori geniali, per me è una scrittrice geniale, ci danno sotto forma di finzione qualcosa di equivalente allo spessore della realtà, quello spessore che la vita ci presenta ogni giorno, ma che non sappiamo cogliere perché stiamo bene nella menzogna. Ecco, menzogna è una parola che è centrale nelle riflessioni di Elsa, è la menzogna che impedisce all'essere umano di vivere pienamente la vita, perché si perde o è catturato da un'ideologia che gli impedisce di cogliere proprio quell'essenza della realtà che il bambino che vuol somigliare a uno scorfano sente in quel momento. Ecco, la sovrastruttura impedisce all'essere umano di entrare in contatto con la realtà in modo diretto. Bene, anche questa riflessione è molto, molto bella. Ho fatto qualcosa che non va? È molto bella e affascinante perché diciamo ci hai riportati al filo dei nostri discorsi in questo ciclo che appunto si intitola Rileggere i classici per migliorare il presente, cercando di capire anche sul piano generale, ideale, starei per dire filosofico, degli autori di cui ci occupiamo. Quindi questo rapporto con la realtà, con la menzogna, con la verità, è un filo di un tema, è un tema filosofico molto importante. Ora, io darei la parola al pubblico se ci sono delle domande, delle curiosità, delle cose da chiedere a Rossana, dicendo che il suo libro è qui esposto in vendita, chi lo volesse acquistare, fosse curioso di approfondire ulteriormente la personalità di questa importante narratrice, può appunto prenderlo e magari farlo autografare dalla Rossana De Dola. Prego, se vuole venire qui, perché stiamo registrando e quindi ci vuole il microfono, grazie. Dica il suo nome magari. Allora, il mio nome è Anita Mucciante e innanzitutto le dico grazie per la sua presentazione in cui ho trovato cose per me nuove, per su una scrittrice che amo particolarmente. Volevo quindi chiederle questa chiave di lettura in qualche maniera del reale, a volte filtrata tra o da menzogne e sortilegio, diciamo così, si può trovare alcune volte anche nella Ortese. Volevo quindi chiederle se le due autrici hanno avuto modo di frequentarsi, di conoscersi, ecco, che tipo di relazione si è avuta fra le due, proprio perché c'è questo filo che in qualche maniera le accomuna. Grazie. Grazie. Vediamo prima, Rossana, sì, se ci sono altre, così ci sono altri che vogliono intervenire? Vabbè, mentre ci pensate do la parola di nuovo a Rossana. Sì, si conoscevano
non si frequentavano, e l'Ortese utilizza una definizione bellissima che io riprendo nel libro. Dice che Elsa Morante è come una montagna, quindi la montagna è difficile da scalare, soprattutto per Menzogna e Sortilegio, che lei considera il capolavoro assoluto di Elsa Morante, e invece ha delle riserve nei confronti degli altri romanzi che secondo lei non raggiungono quella perfezione, quella grandezza, quindi c'è una riserva che io però non giustifico, proprio perché, come dicevo prima, lo sforzo che fa Elsa è quello di tenere proprio insieme i lati più distanti della realtà, quindi l'infimo e l'infinito, mentre l'Ortese tende di più a immergersi nell'infinito. Ecco, Elsa non vuole mai dimenticare le cose più basse della realtà, e credo che in questo ci sia proprio il suo grande insegnamento. Non so se infatti era molto critica in quel passaggio che tu citi, forse sì, eccessivamente critica. È una critica che poi riprendono anche altri, che formulano delle riserve nei confronti di Elsa Morante, come se, come dire, approdare all'infinito sia l'unica meta. Ma lei ne ha un'altra, che è quella di legare queste due poli opposti della contraddizione. In fondo è una ricerca difficilissima in cui lei si piega sempre verso gli aspetti più umili della realtà, non li censura. Allora, rinnovo la richiesta di intervenire. So che non è facile, anche perché Rossana è stata molto esauriente, ma il libro, come vedete, è bello poderoso, per esempio, quindi ci sarebbe da parlare io molto. Io metto in evidenza anche rapporti con tutti i vari scrittori con cui è entrata in contatto, per esempio con Calvino, che era più giovane di lei, di 12 anni. Lei ha capito subito che il Calvino più autentico stava nella sua ricerca del fiabesco, e gliel'ha detto subito, senza censure, senza giochi di, cioè gliel'ha detto proprio chiaramente, e Calvino ha resistito a questa critica, mentre altri con cui era altrettanto schietta nel dare i giudizi si sono allontanati perché non hanno resistito alla chiarezza e anche alla sincerità del giudizio. Ecco, e questo ha creato poi quell'immagine un po' antipatica di lei, che era molto dura, crudele. C'è per esempio molto interessante il rapporto con Grazia Cherchi o anche con Patrizia Cavalli, che hanno sempre detto che lei ha fatto dei regali incredibili nel riconoscere che avevano delle doti, tant'è vero che la Cavalli scrive quella poesia In paradiso con Elsa. Ecco, quindi questi giudizi erano importantissimi, perché lei era in grado di capire se aveva davanti a sé un vero artista oppure no, e alcuni non hanno retto a questa sincerità, si sono allontanati, ed è rimasto un rancore, un certo una poca chiarezza che non ha permesso di vedere in una bella luce poi la scrittrice che dava questi giudizi, perché le testimonianze erano abbastanza negative. Tu hai citato prima, hai accennato al fatto che lei faceva spesso delle scenate, no? Anche rispetto, di fronte agli amici, oltre che sì, in casa. C'è un capitolo che si intitola Ha strillato molto l'Elisa? L'Elsina. 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 Era una battuta di Gadda. E anche questo è molto interessante, perché a Roma in quel periodo era un po' per far emergere anche un po' la personalità quotidiana, no? Nella quotidianità. Sì, infatti ha strillato molto l'Elsina, quindi si era diffusa questa fama. Naturalmente qui dobbiamo vedere anche il misoginismo di certi ambienti romani,
tutti uomini, tutti letterati, tutti un po' Arbasino, Moravia, ecco, quello che dicevo prima, la vera romana era lei, tutti gli altri venivano da fuori, quella che aveva conosciuto la vera Roma popolare era lei, perché Moravia abitava in una zona altoborghese, era figlio di una famiglia altoborghese e non aveva mai messo piede nel centro di Roma, era un po' così. Quindi io accosto lei a Anna Magnani come figure di una forte passionalità, ma che sono legate anche agli ambienti più popolani di Roma. Non a caso Pasolini scelse Anna Magnani per fare quel film molto bello in cui lei è l'unica attrice professionista, gli altri sono tutti attori presi dalla strada, giovani delle borgate, così. Ecco, quindi io rovescio sempre il punto di vista, pure cerco di non adeguarmi all'immagine data. Ha strillato molto l'Elsina e tutti a ridere, ma perché strilla l'Elsina, mi chiedo io? Se arriva a quel punto d'esasperazione, se ti dice in quel momento, infatti lo dice Arbasino, qui bombe, bombe, ma se lei vive in modo così profondo la lacerazione che sente in quel periodo con la comparsa della minaccia atomica, minaccia che noi viviamo ora molto forte in questo periodo, ma che senso ha che tutti gli altri ridacchino se invece lei sente in modo così forte questa lacerazione? Chi è che sbaglia? Non lo so. Ecco, io pongo, cerco di far vedere che questa immagine che si può dare per scontata e per cui si può ridacchiare, perché fa ridere questa espressione di Gadda, che si può rovesciare e vedere in un altro modo. Forse aveva ragione di strillare di fronte alla sordità di questi qui che ridacchiavano nelle trattorie romane. Bene. Rinnovo per l'ultima volta l'invito. Allora, se non c'è nessuno, io farei un applauso ringraziandola di nuovo. Grazie. Rossana De Dola. Grazie a voi, all'attenzione. È stato molto interessante, ci ha fatto scoprire, riscoprire una scrittrice così importante e coinvolgente come è stata ed è ancora Elsa Morante. Il prossimo incontro ci sarà in questo stesso ciclo il 17 novembre e riguarderà Primo Levi, e la relatrice sarà Emilia D'Antuono, che qualcuno di voi avrà già ascoltato in altre occasioni. Allora vi ringrazio, è saltato quello che doveva esserci il 9, il 10 per, su Virginia Woolf con Nadia Fusini per motivi di indisponibilità intervenuta, però cercheremo di recuperarla in un altro ciclo. Grazie di nuovo e alla prossima, grazie.